Eccoci qui ragazzi con la seconda parte del nostro gameplay su The Mighty Quest for Epic Loot, questo free to play di Ubisoft in open beta, scaricabile da Steam appunto gratuitamente, e del quale abbiamo già girato una prima parte che vi invito ovviamente ad andare a vedere. Avevamo appena battuto il nostro boss, il primo boss Snottingham nel suo castello, e qua c'è il nostro boss che ci sta facendo i complimenti. Noi siamo il mago, abbiamo scelto la classe mago, e questo gioco dalle linee un po' torchlightose, diablose, così non ci sta dispiacendo. Per essere un free to play è fatto abbastanza bene. Ok, siamo stati riportati nel nostro castello. Come avete già visto, questo gioco ha un elemento anche gestionale, diciamo. Quindi ci chiede ora di costruire una Life Force Mine, che servirà, presumo, a rimpinguare la nostra cassa, questa qua di forza. Ok, andiamo nella nostra officina dell'architetto, eccola qua, e andiamo a piazzarla qui a fianco al nostro, alla nostra gold mine di prima. Avremo i minion. Quindi tramite un portale possiamo evocare dei minion, ok. I minion probabilmente ci aiuteranno in qualche impresa, credo. Dobbiamo installare un portale dell'evocazione, perfetto. Allora, andiamo sempre qua nella nostra bench, eccola qua, summoning portal. Li installiamo qua al centro, bello al centro. Let's put that bad boy. Ok. Ok. Allora, click to the summoning portal, shortcut, eccola qua. Abbiamo dei derp e degli snooter, che sono tutti i nemici che abbiamo affrontato prima nello scorso gameplay, andate a vedere. Ah, evochiamo. Ah, devo anche piazzarlo. Ok. Alt. Ah, ok, perfetto. Piazziamoli qua. Ok, possiamo metterne fino a 15. E c'era arrivato il numero massimo di difese che possiamo schierare. Ok. Dobbiamo ora upgradare il nostro cuore del castello, il nostro Nexus, diciamo. Eccolo qua. Quindi ci clicchiamo sopra. Upgrade. E ok, facciamo buy. È ancora qualche bug grafico ogni tanto, ma è ancora un open beta, quindi. Ok. E ora upgradiamo anche il summoning portal, in modo da sbloccare, a quanto ho capito, nuove evocazioni. Ok, upgrade. Ci sbloccherà i ciclopi, i gloomine, che sono quegli schifo che uscivano di nascosto, e i rotating cannon flame, che sono quei cosi là che ci bombardavano. You have a new creature available. Ok. Proviamo un ciclope. Lo mettiamo qua. Perfetto. Addirittura, è abbastanza gestionale come approccio. Vediamo. Clicchiamo sul ciclope. Good work, pal. Don't be shy to come back in here and do some to improve your castle protection. You can ok, questo serve per creare il nostro castello, così poi teoricamente le altre persone forse possono parteciparvi. Ok, qui abbiamo anche delle trappole, eccole qua, trappole. Ah, possiamo piazzarle. È una sorta di editor come in Warcraft 3, in Age of Mythology, Unreal Tournament. Ok, questa la mettiamo tipo qua davanti. È pure la corrente, cos'è Minecraft? È il tech kit. E aggiungiamo un generatore. Va bene. Trap generator. Click on the summon important trap shortcut gain access to generator. Ok. Ah, eccolo qua, generator. Ah, deve essere proprio installato anche vicino. Mettiamolo qua. Così. Qua, in modo che possa prendere poi tutto il resto di... Ok. Ah, dobbiamo riempire. Andiamo e riempiamo, non è un problema.
Allora, piazziamo adesso questi. Ok. Fist of Rage, Floor Punch. Ok. Poi piazziamo ancora un po' di questi. Ok, è pieno, va bene. Grazie, grazie. Ah, quindi dobbiamo completare giustamente prima che gli altri possano. Castle Validation. Ok, dobbiamo validare il nostro castello, dargli la certificazione. Ah, quindi dobbiamo provarlo. Ah, ok. Testiamo il nostro castello, sia fatto. Vai. Ah, ok, qua c'è le... quindi qua c'è la trappola. No, sì. Ma è il nostro castello, siete sicuri? Ho i miei dubbi. Ah, sì, ok. Ecco qua la trappola che abbiamo piazzato. Oh, vedete? Schifo. E qua ci sono i nostri amici. Qua c'è il generatore. Beh, devo dire che è carina questa funzione. Non è male, mi piace. Muori. Anche tu. Ah, lì ci sono le gold mine. Posso distruggerle? No, non credo. Sarebbe... e distruggiamo. Non so, così a schifo. Vai. Sono più resistenti queste dei mostri, attenzione. E abbiamo vinto il nostro stesso castello con tre mostri. A posto, siamo qui. Ah, guardate qua tutta la nostra roba. Carina questa idea, mi piace. Rivoluzionaria. Anche qualche elemento stile Dungeon Defenders, comunque. Bello, Dungeon Defenders, comunque. Grazie, i genitori saranno fieri. Ok, questo aspetto era l'unico che mi era ancora un po' oscuro del gioco, questo qua della creazione dei dungeon. Devo dire che invece adesso col tutorial si è capito molto bene. Guardate quanto siamo fieri. Avevamo Gragas versione di Magritta. Andiamo. Andiamo. Ok, abbiamo sbloccato una nuova regione. Ok, che è questa, credo, sì, Heated Garden. Allora, ne siamo... Allora, quando ti senti pronto, intorno al livello 9, sconfiggi Mr. Firesley Castle. Ok. Ah, noi siamo a... Forse abbiamo delle cose da equipaggiare. Cambiato assolutamente niente. C'è anche della roba che dovremmo vendere perché siamo strapieni. No, perché me l'ha equipaggiata? Per venderla come si fa? Ok, drag, quindi la buttiamo qua. Questo non ci serve più. Questo facciamo che non ci serve più. Questo anche. Questo anche. Via. Via. Un sacco di roba, è proprio un epic loot sto gioco, come come dice il titolo. Away with you! Ok, via anche questo. C'è un tasto un po' più veloce. Questi però li equipaggiamo. Beh, adesso sì che siamo proprio pieni di stile, eh. Non cambiato niente. Va bene. Ah, perché non l'hai equipaggiato. Non è cambiato niente lo stesso. Questo ci può servire? Sì, equipaggiamo anche questo. Questo non ci serve. Ok, adesso direi che siamo a posto. Ok, abbiamo anche qualcosa nelle skill da sistemare. Abbiamo Fireball. Ma abbiamo Fireball. Mi piace Fireball.
E abbiamo Chain of Light, Chain Lightning. E dove lo metto però? Voglio più slot. Dammi più slot. Posso metterlo, posso. Ma non le voglio le pozioni, non mi servono. Vabbè, fa niente, dai. Magari lo mettiamo temporaneamente al. No, va bene così. Allora, andiamo. Noi siamo a livello. Dove lo vedo il mio livello? 5. Direi intorno a un livello 7. Questo. Voglio andare in questo qua. Ok, andiamo. Castle, ma tanto il livello di questo gioco abbiamo visto che è abbastanza basso, quindi. Allora, queste sale rappresentano le condizioni di vittoria. Cos'è che è un castello? Allora, non morire, tutte le mine e battere il tempo. Va bene, faremo il possibile, dai. Via. Proverò subito la mia palla de fuoco. Dov'è la mia palla de fuoco? Ok, c'è un generatore. Vedi quanta gente. Palla de fuoco. Forza. Palla de fuoco. tosti questi, eh. Palla de fuoco! Palla de fuoco! Un'altra palla de fuoco, vai! Anzi, insomma, mi danno abbastanza filo da torcere. Cioè, non tanto da uccidermi, ma. Butto giù tutto. Via! Ah, ma ce n'è ancora uno, salve! Beh, almeno inizia un po' ad avere un impatto sulla difficoltà questo gioco, perché finora. Fatemi raccogliere prima l'oro qua. Ok. Perfetto. E ormai direi che il tempo da battere ce lo dimentichiamo. Però per il resto abbiamo fatto bene. Step aside, Thor. I have pressing business. No. No, li voglio, li pretendo. Beh, direi che possiamo ritenerci comunque soddisfatti. Non mi è piaciuto molto questo. Era solo un ammasso di roba buttata lì così a caso. Come se la gode il nostro. Competition è start. Ok. Ah. Competition, vediamo un po', ragazzi, che cos'è. Analizziamo anche questo aspetto del gioco che non ho idea di cosa sia. Cos'è una nuova 17, 3, 8, 33, 25. Proviamo questo, nel senso, giusto per vedere che cosa c'è qua da scoprire. Poi ho della roba utile. Oh, questo. Oh, l'accostamento di colori più improponibile mai visto nella storia, questa cosa. Davvero, sono serio, è proprio improponibile. Posso partecipare? No. Oh, vabbè, non t'offendere. Torniamo qua. Allora, abbiamo fatto questo. Facciamo questo. Ok. Vediamo un po' cosa ci aspetta in questo. Allora, Rich 3 senza morire, tutte le mine, ok, le solite cose. Quanto cerchiamo di essere più rapidi.
No, cosa fai? Veloce. Ok. Oh, tranquillo, eh. Stai tranquillo. No, 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 no. Oddio. Non vedo molto, dir la verità. Morite tutti, bruciate. Ok. Sono diventati cattivi sti orchi, eh. I will try to end your suffering quickly. Oh, ci ho quasi rimesso le penne. I must flee. Attenzione, ragazzi, perché dobbiamo sopravvivere. This displeases me. Questo era livello 6, cioè attenzione, non ha senso. Cioè abbiamo fatto l'altro molto più semplicemente. I danni. Ragazzi, i danni. Non so se ce la faremo, sapete? Siamo in out of potion. È un problema. È un problema. Non è abbastanza difficile questo. Non... Continuiamo a combattere. Noi non ci arrendiamo, ragazzi. Noi non ci arrendiamo. Cerchiamo di evitarli i suoi colpi. Andiamo a far fuori sti qua piccolini. Questo. Ok. Andiamo a evitare soprattutto... Ah, questo mi evoca. Ok, via. La possiamo fare. Ok, vai. Qua già serve un po' più di skill. No, via da lì. Get me out of here. No. Dimmi che c'è della vita qua sparsa da qualche parte. Non c'è niente, ragazzi. Non c'è assolutamente nulla. Non c'è assolutamente nulla. Ma io vado avanti. Continuo finché proprio non mi levate. Muori. No. Schifoso. Questa è stata tosta, eh. Uff. Ok, ovviamente non abbiamo... Ah, ok, le abbiamo fallite tutte. Ma questa, ragazzi, era difficile, no? Siamo sicuri che fosse... Non mi è piaciuta questa. Siamo sicuri che fosse a livello 6? O ho sbagliato io a piccare la mappa? Fatemela ricontrollare adesso. Questa, livello 6, siamo a livello 5, non... Boh. Comunque, vediamo degli oggetti nuovi. Questo. Bello. Diventi sempre più bello man mano che andiamo avanti. Proviamo questo. Comunque, a quanto ho capito, più o meno, diciamo, gli aspetti del gioco li abbiamo già visti tutti. Nel senso che comunque prosegue su questa linea, ecco. Nel senso, dobbiamo avanzare di castello in castello, creare il nostro, affrontare quello degli altri. Poi ci sono i boss con gli obiettivi, diciamo.
Morite tutti. Morite tutti. Piantala di evocare roba, t'ho visto. Ma era possibile finirlo in questo tempo? Era... Ah no, beh, abbiamo ancora 50 secondi. No. This orb's properties are worthy of study. This pleases me. Nothing can stop the power of... Sì, ce l'abbiamo fatta stavolta. Abbiamo battuto il tempo, abbiamo fatto tutti gli obiettivi e... Perché quindi non mi dai... Non mi dai gli sordi? Dammi gli sordi. Non mi dai soldi. Che brutta persona. Caruccio questo, gli diamo 3. Come vedete potete votare i livelli. Anche lasciare un commento. Tipo non so, tipo siete... Oh. Tipo it's well balanced. Magari scritto anche giusto. Ok. Ok. Siamo ancora a livello 5. Non saliamo più di livello. Cioè prima sembrava salissimo troppo velocemente, mentre adesso... Adesso è il contrario. Non saliamo più. Via questo. Questa la cambiamo. Oh, ha cambiato forma. Adesso abbiamo una cosa di forma diversa. Proviamo... Proviamo questo. Androzer. Non credo di riuscire in questo video a farvi vedere il boss. Comunque, insomma, avete capito più o meno il gioco come si svolge. Ho fatto due gameplay abbastanza approfonditi entrambi. No, questi no. Schifo. Questa adesso lanciamo saette. Carino. Pam. Colpo secco però. La setta si, diciamo, propaga anche. Così sono un po' più deboli a questo tipo di attacco. Forte sta nuova arma. Mi piace. OP. E hop. Ok. Pam. Proprio one hit, one kill, one shot proprio. Quanti? Siete troppi. Questo livello sembra abbastanza semplice. Ok, 2 stelline. Basta, 2. Vabbè. Ci accontentiamo, un buon risultato. Fammi vedere a che tempo siamo arrivati, ragazzi. Diamo 4 a questo. Ok ragazzi, non credo di fare in tempo, anche perché non sono a un livello sufficiente per il boss, non siamo ancora saliti di livello neanche una volta, probabilmente con il prossimo saremmo saliti di livello. Equipaggiamo queste cose qua. Quindi al livello dove c'è il boss, purtroppo in questo gameplay non ci arriviamo. Tuttavia, se proprio volete vederlo, lasciate nei commenti, diciamo, ecco qua il nostro timer, un invito a... Come dire, proseguire con un altro gameplay per farvelo vedere, se il gioco vi è piaciuto, se vi siete divertiti con il mio commento, insomma le solite cose. Quindi non ho altro così apparentemente da farvi vedere, come vedete qui in alto ci sono le altre classi, probabilmente si può giocare, spero, anche con degli amici, credo.
Devo chiedere, appena ho qualche amico disponibile mi informo meglio e poi magari ve lo facciamo sapere, ecco. O faccio un altro gameplay magari in compagnia, vediamo. E altre cose particolari, c'è lo shop. Come ogni free to play deve, diciamo, guadagnare qualche soldo per vie traverse. Li vediamo un attimo magari nello shop se si carica, cosa c'è, giusto per concludere questo gameplay. Allora, c'è la nuova classe, credo, la Runaway a 14,99€, 15 euro sono abbastanza, direi. Defender Pack 19 euro, questi sono, penso, la valuta interna al gioco per acquistare determinate cose. E diciamo che i prezzi non sono molto generosi, sono abbastanza marcati, effettivamente. Non c'è praticamente nulla che scenda sotto i 5 euro e non so ancora bene di preciso, tipo più dettagli. Vediamo ad esempio questo super pacco con tre cose, che cosa contiene, ecco, giusto per capire un attimo il valore. Include tutte queste cose, quindi il personaggio, la skin, un tema, un nuovo boss, poi vari boost, varie monete di gioco. Tuttavia 34,99€ è un po' il gioco di un prezzo intero, quindi non mi sembra uno shop, ecco, molto incline ad aiutare il giocatore, ecco. Poi insomma valuteremo più avanti, ancora una open beta. Comunque niente, se il gameplay vi è piaciuto ovviamente iscrivetevi al canale di Every Eye per ulteriori video. E come sempre commentate, qui per voi è Felice con la rubrica Happy Gamer. Ci vediamo al prossimo video, bye bye!